Ciao a tutti! È estate e quindi tempo di conserve. Dopo aver preparato insieme i peperoni arrostiti sott'olio, oggi prepariamo insieme la conserva di peperoni in agrodolce. Volete prepararla con me? Eshmanen! Per preparare la nostra conserva, procuratevi dei peperoni freschi e integri. Eliminate il picciolo, tagliate il peperone a metà, eliminate i semi e i filamenti interni. Così. Quindi tagliate il peperone a listarelle. Nel caso in cui fossero troppo lunghi o troppo grandi, tagliateli a metà, così. Tagliati tutti i peperoni, proseguiamo con la ricetta e quindi versiamo in una pentola la soluzione di aceto e vino bianco, il sale, lo zucchero, l'aglio, l'olio extravergine di oliva e la menta e anche del pepe in grani. Quindi ci spostiamo sul fuoco e portiamo a bollore. Lasciamo bollire per 5 minuti. A questo punto immergiamo i peperoni. Così. Quindi facciamo una leggera pressione per fare in modo che siano ricoperti dal liquido di cottura. Portiamo a bollore e calcoliamo 3 minuti. Quando i peperoni saranno ancora bollenti, li andiamo a trasferire nei barattoli sterilizzati in precedenza. Usiamo delle pinze perché sono caldi. Quindi facciamo una leggera pressione verso il basso, così. Ed aggiungiamo anche il liquido di cottura. Sempre premendo verso il basso. Premiamo ancora verso il basso per fare in modo che eventuali bolle d'aria possano risalire. Così. Vediamo meglio. Ecco, premiamo. Come vedete non ci sono più bolle d'aria perché abbiamo premuto già in precedenza. Ecco, versiamo ancora il liquido di cottura in modo che i peperoni siano del tutto ricoperti. Tappiamo, attenzione che scottano. E quindi capovolgiamo immediatamente per creare il sottovuoto. Così. Procediamo nello stesso modo per tutti i vasetti. In questo caso ho aggiunto del peperoncino. Quindi ricopriamo, tappiamo e capovolgiamo. E lasciamo raffreddare completamente. Queste sono le zucchine che ho preparato nello stesso modo. Vedete, il sottovuoto è avvenuto alla perfezione. Non si sente nessun click clack. La nostra conserva di peperoni in agrodolce è pronta. Adesso verifichiamo che il sottovuoto sia andato a buon fine. E quindi premiamo sulla capsula e vediamo. Ecco, vedete? Perfettamente chiusi col sottovuoto. Non si sente alcun click clack sia nel primo vasetto che nel secondo vasetto. Adesso non ci resta che conservare la conserva, ecco, e aspettare 15 giorni per gustarla. Ciao!